Vabbè, dai, una volta può succedere, l'importante è continuare ad allenarsi, sai che te la ritira lì, esattamente lì, quindi forse non è il tuo sport. Ma chi era? Mi è sembrato di veder passare... Vabbè, forse non era il suo sport, dicevamo, gli conviene un torneo di pallone palle, che almeno non si fa male, certo, quando il portiere è giù, ora che si rialza, ciao! Continuate a taggarmi qui sotto video tipo questi, cari sevabbeisti estivi, soprattutto se anche voi, invece di andare al mare, passate i pomeriggi così, in una spirale ipnotica. Potremmo consigliare un altro allenamento ubriacante, ecco qui, non serve a niente, ma ti viene un chiodo in testa, dove è finito, eccolo, gira, rigira, va avanti, se vabbè, oppure così, altro modo per vedere girare tutto, oh, gira tutto, cosa succede, gira il canestro, la testa, il pallone, ma che è, poi rischi di non riprenderti più e inizi a fare palleggi sempre più difficili, trick su trick, figurati se, infatti, ecco, infatti, o ti inventi sfide impossibili tipo touchdown sul jet ski, che sembra uno scioglilingue, invece è questo qui, se no puoi decidere di farla tutta di schiena, tutta in retro, tac, gol compreso, o se prendere il palo è troppo facile, miri all'amico, cioè sponda sul palo e poi l'amico, così sì che affini la tecnica, ma non la affini. Dopodiché puoi continuare a palleggiare in tutta scioltezza anche se ti dà delle cose da studiare, provi a ributtarla su, ma niente, allora toccherà fare il record intercontinentale di pagine lette senza far mai cadere il pallone. Quanto va avanti? Si alza, esagera, dove va? Beh, non male, non male, anche lui bene. Che cosa fa di preciso? Non ho capito, riguardiamo, allora passa di là, la riprende, la ributta, ma nel frattempo, boh, bravo. Questo invece sono io, ragazzi, ho inventato una nuova schiacciata, me la autopasso e poi, sì, magari non sembro io perché c'è una luce tutta strana che poi... Skater ne abbiamo? Sì, abbiamo lui che riesce a fare le scale con una certa eleganza. E se anche voi siete un po' lunatici, fate come lui, qualche palleggio in serenità, zufolando tranquillamente se c'è ossigeno e addio stress. Oppure quattro passi, o un po' di bici, o tutti e due.